Un amico che è Stefano Mazzotti di Ravenna, un professore, so che sta preparando dei libretti dipinti da lui, che consegna a qualcuno che li comprerà, io credo. Sono libretti unici. Mi ha chiesto una poesia anche a me. Siccome ho poche cose in tasca, ma magari qualche racconto che voglio fare così, di quello che combino nella vita, vi leggo questa, già che è qui, ed è primi in italiano, perché naturalmente io scrivo in dialetto, quindi come molti pensano che sia una lingua B. Il titolo è Dove vai? La prima parola che ho sentito nella mia vita è stata Dove vai? Eravamo in un camerone, io e la mia mamma, seduti su dei sacchi di grano turco. Allora io avevo un anno in tutto e non sapevo che cos'erano le parole e dove andavano a finire. Dovete? La prima parola che ho sentito la mia vita all'estero è Dovete? Ma scegliete un camerone, l'animale sdrai solo dal bar in formantano. Allora, me avevo un anno in tutto e non sapeva se c'era le parole e in tocca gli andavo a finire. Allora, da qualche anno io vado per la Val Marecchia, per questa valle di questo fiume Marecchia che nasce dal Monte Zucca e finisce a Rimini. Ed è una valle che io ritengo straordinaria perché su questa valle si affaccia San Marino, San Leo, Montebello, Penavilli, Verucchio, Badiete d'Alda, quindi tutto un mondo non solo medievale ma con una grande forza anche del Rinascimento, perché le grandi famiglie di allora, cioè i Malatesta, i Montefeltro, vengono da queste parti. E così vado raccogliendo delle cose e cerco di portarne altre che non sono soltanto poesie, ma sono invenzioni. Per esempio domani incontrerò un pittore, incontrerò anche il proprietario della Flora 2000 di Budrio, perché vorrei che per questo altro anno tutta la valle diventasse la valle profumata. Lui è d'accordo, cioè qua e là mettere dei piccoli prati di fiori di vari colori, rossi, azzurri, bianchi, fino a Penavilli, oltre, e poi arrivare a Penavilli, perché c'è la fiera del mobile, e magari dentro un locale, dentro un ambiente di una palestra, mostrare tre giardini finti. Ecco, questo qui è uno dei regali. Però delle volte raccolgo anche delle cose che mi possono aiutare a scrivere qualche verso. Sono stato a Casteldelci. Casteldelci è un piccolo borgo medievale che è sul fiume che è un affluente del Marecchia, che si chiama Sanatello, un paesino bellissimo, dove Dante Alighieri è stato in esilio magari 10-11 mesi, perché lui aveva, si era unito a una parente di Uguccione della Fagiola, questo grande capitano. Allora io ho scritto una poesia, perché quando vedo che anche stanno rovinando certe case, comunque cerco di dare anche una mano, perché non tutto quello che era la civiltà di allora scompaia, perché ho sempre detto che se scompare il passato, ricordatevi che scompare anche il futuro. Dante Alighieri a Casteldelci.
i muri dove d'estate appoggiavi la schiena. Oggi guardavo da questo mucchio di case la valle che va giù fino a Marina e mi pareva di avere i tuoi occhi. Dante, Leonchè, cui si è la zenta che la lascia caschine o rindò che di stella da posevi lo schema. Oz, a guardeva da ste moci adchesi la valle che la basò fino a Marina e un pareva da lei dolce. Ho anche conosciuto un vecchio in un punto straordinario di questa valle, il punto magari meno noto, meno nominato, meno ricercato, meno trovato, perché non è alto. Avete fatto questa considerazione strana? La gente ama i punti alti, ha bisogno di lunghi orizzonti. Io gli occhi che hanno lo sguardo lungo li ho trovati soltanto in America, negli occhi degli indiani che, mentre io avevo un'occhiata medievale, cioè di chi vede i muri a 3 metri, perché noi abbiamo proprio una distanza minima, invece in questi indiani ogni volta che mi guardavano sentivo delle distanze enormi, anche loro mentre mi parlavano avevano questa distanza. Comunque sia, può darsi che per il fatto che noi abbiamo questo sguardo breve, mi piace dirvi breve perché uno del mio paese, quando doveva dire in italiano che conosceva poco, che aveva le scarpe piccole, dice oggi, mi sono comprato un paio di scarpe brevi. Ora, quindi la gente ama, e io invece ho trovato questo ranco, questo paese che è proprio affondato nel fiume, è sul fiume, è sul Marecchia anche, tra il Marecchia e il Presale, cioè un altro piccolo fluente del Marecchia. E qui, in questo paese, abita un vecchio di 80 anni che ho trovato in un momento magico, e da tanto che cerco di scrivere qualche cosa, perché l'incontro, devo dire che allora era formidabile, perché era nel suo orto e stava girando delle pere, ammalate. Era diventato tutto l'orto una specie di ospedale all'aperto, con questo qui 4 pere che le girava nel corpo, una cosa male. Ma dico, come mai? Dico, adesso le giro perché le metto il sole, le sto curando il sole, adesso, perché? E dice, sai, c'è stato questo polverone rosso, quando lo conosco, quel polverone rosso che sarebbe Chernobyl, e dice, sono malate e quindi stavo curando, vedi quest'uomo. E loro ogni tanto, io anche adesso vado a trovare, e così nel terzo o quarto incontro ho visto che ho cominciato a capire che mi poteva, non è che vado là per raccogliere le robe degli altri, certamente siccome ritengo che un uomo di 80 anni vivendo solo abbia certamente degli angoli di grande saggezza, e allora ho fatto alcune domande. Per esempio, non so, sai, c'è sempre la domandina sulla morte, che non è una domandina facile, ma comunque dico, ma sai, sì, è un po' così, oggi non c'è, domani non c'è. A me per esempio mi piace molto, dico la verità, anche morire, perché non mica per le cose fondamentali, ma per le castagne, per la pioggia, il rumore dell'acqua, queste cose qua. Cioè a me dispiace molto di morire perché non ho lavorato abbastanza. Questa è una cosa incredibile, quest'uomo con questa giacchetta, con le mani tutte, no, dice proprio mi piace lavorare, bangare, tirar fuori le patate dalla terra, insomma mi piace, non ho lavorato abbastanza. E un'altra volta, sempre su questo discorso, ma poi dico anche morendo, insomma, c'è sempre la possibilità di
Dire che c'è può essere una bugia. Dire che non c'è può essere una bugia più grande. Ora, secondo il mio punto di vista, queste sono frasi che hanno un grosso peso, ecco. E così io ho fatto, anche perché andavo raccogliendo queste poesie, ho fatto un qualche cosa che lo riguarda, cioè riguarda questo vecchio, perché mi ha detto una cosa in più che l'ho messa qua dentro. Lui si chiama Liseo, Ranco è una borgata dentro il letto del Marecchia dove vive un vecchio che si chiama Liseo. Lo trovi che sta seduto davanti a quattro foglie di insalata o piano piano sta passando vicino alla chiesetta sepolta sotto i grandi noci dove lui si confessava da bambino. Ed ottobre, invece di dire i peccati, lui contava le noci che si spaccavano sui coppi. Ranco è una borgheda drente mareccia in dopo tempo un pezzo che si chiama Liseo. D'altrove che sta disdaita 24 fuori di saleta, o l'ottlot e passa a drilla cisola splenda sotto gli anus, in dopo sconosceva da bordello e tutto il invece da doibche, le ue conteva gli aneusi, che sciocchiva sopra i coppi, sciocchiva è più bello di spaccare. Così, siccome io faccio anche delle conversazioni, a San Marino che riguardano la sceneggiatura, quest'anno, in seguito appunto a questi miei giri per questo mondo abbandonato, perché ho visto tante chiese abbandonate ed è per questo che uscirà questo mio libro, il libro delle chiese abbandonate, che ho scritto perché mi sembra ingiusto far crollare questi volumi di pietra che racchiudono un'aria vecchia, racchiudono un'aria dove perlomeno entravano in campo le grandi domande, cioè perché siamo al mondo, che cosa siamo venuti a fare, cioè, e quindi anche nel futuro se si potessero questi parallelepipedi insomma reggere in piedi, qualcuno potrebbe arrivare a questi muri non tanto per guardare dei quadri, perché ormai non c'è più niente, sono chiuse, ma guardarli come se guardassero allo specchio, cioè sono delle domande che, cioè uno va a trovare se stesso, ecco, la passeggiata bella che mi piace di suggerire è quando uno va a trovare se stesso, o qualche cosa che lo fa riflettere. Quindi in un altro di questi giri, questo qui è, ed è questo che ho raccontato a San Marino, sono entrato in una piccola chiesuola, chiesetta, una cosa di 2 metri, 3 metri per 2, anche un tantino stanco perché era d'estate, e siccome ho visto che la porta era aperta, sta porticciola battuta, là dentro c'era del calcinaggio, in realtà non c'era più niente, non era un problema, ma avevo bisogno anche d'ombro, d'altro che ero stanco, ho visto che c'era una specie di sedia, e io mi sono fermato, seduto su questa sedia, riposando in questa ombra e guardando la luce ormai che aveva davanti a me nella porta e anche un buco rotondo con un incavo ovale che buttava piano piano sempre più questa polvere luminosa, in modo che col tempo, insomma con un mezz'ora, ormai riuscivo a vivere bene in questa penombra serena, tranquilla. Così, già che c'ero e potevo vedere, certo mi guardavo anche attorno perché sono molto curioso io, cioè devo dire che
con un grande fascino le cose distrutte. Non è che adesso auguro che venga la guerra per farmi divertire, ma certamente mi si mette in moto la fantasia e quindi mi sento in una grande compagnia. E così mi sono guardato, ho visto calcinaggio, c'era qualche cosa di un animale morto, qualche pezzetto di legno, e dico, ma guarda che uno mette proprio una sedia qui, sembra fatta apposta che aspettasse a me per la comodità, ma la controllo bene, ma girandomi mi sono accorto che era un confessionale, cioè avevo alle spalle, ero fatto proprio così a sedia con il piccolo, la piccola cosa, la piccola rete per confessare traforata. E questa cosa qui non mi ha fatto sedere tranquillo, cioè non è che ho pensato a tutti quelli che siamo confessati, ma ho detto, ma guarda il destino, mi fermo qui tranquillamente. E mi sono chiesto, ma vuoi confessare qualcosa? Hai delle cose da confessare? Così, basandomi su questo mio momento, ho pensato che siccome a San Marino ho suggerito a questi allievi di fare un film su tutti questi incontri nelle case abbandonate, non li sto a spiegare perché sono tanti, perché li ho fatti io, quindi siccome sono anche sceneggiatore, quindi li ho anche indicati in modo abbastanza preciso, ma ho detto, certo questo è l'elemento importante, sfruttare la storia di qualcuno che arriva al confessionale e così innocente, che fa una passeggiata e improvvisamente si accorge che deve confessarsi, deve dire sì, l'ultima volta che ho tradito, e viene fuori una confessione, cioè perché. Quindi mettendo 4-5 personaggi che si siedono, può essere un pezzo di film che ha una sua magia. Allora, io ho scritto la storia di un vecchio che si siede e che fa una confessione, che io adesso vi leggo in italiano e in dialetto, perché dovrebbe farlo in dialetto nel pezzo del film se sorgerà. Tutto quello che vi leggo è vero, cioè è successo, me l'hanno raccontato, cioè ho parlato proprio con le persone che hanno combinato questo piccolo fatto. Quindi, questo che entra affaticato in questa chiesuola e che siede e che si accorge che ha questa specie, si accorge che è un confessionale, che vorrebbe alzarsi, ma poi si risiede e poi comincia a dirsi se ha qualcosa da dire, che da quanto tempo lui non ha d'altro, non dice cosa d'altro, e comincia la sua confessione e dice, lo so che c'è quel problema della mia moglie russa. 40 anni che non ci vedevamo, io qua in Italia avevo dimenticato tutto. Dirò di più, nel frattempo mi sono sposata con un'altra. Insomma, quest'estate è arrivata dall'Ucraina con i miei figli russi che sono grandi come due bicocchi. E allora i parenti che mi erano intorno e anche la mia moglie italiana mi dicevano, questa povera donna resta soltanto un giorno, e bisogna che stanotte tu dorma con lei. Dormire per qualche cosa. Abbiamo quasi 80 anni. Ma loro volevano così. E allora siamo stati con le mani nelle mani, distesi sul letto grande, senza dirci nemmeno una parola, perché lei aveva dimenticato quello che le aveva insegnato in dialetto e io non sapevo neppure come si chiamava. Guardavamo il soffitto e basta. Poi lei la mattina è partita lontano e io adesso, che è già passata tutta l'estate, ogni tanto mi metto a piangere, mica per quello che c'è stato tra noi quella volta che ero nell'inferno del fuoco. E me la qua in Italia, non c'è la scuola di Miguel, giro più, te frattempo non so spugna su merda. Insomma, stinstella, l'è arrivata dall'Ucraina, scivi fiur, chi gren come tu baracocala. E allora i parenti, chi me l'ha da tonde, parfino la mia moglie italiana, ingeva, sta porra donna la resta, va sul tempo un bè, e bisogna che stanotte fa che dormisse lì, a dormire perché, che abbiamo quasi 80 anni. Ma no,
Ήβλε μαξιά ώρα, ας ενστές αλμένοι τ' αλμένοι, στο λέτσο ρελέτ γραντ, σεν τσα τη νίκου να παρόλα, περκε λί, λα είβε ασκόρτ περκε έβε μαγεις νίδια, λέ ατενέ, αν σε βέω πιο νίκ, κομε κλάσι κι ανέβα. Α γουαρτέ μη σου φέντς, e basta. Πού, λί λα ματένα, λα επαρτή τα λόγκε με, adesso le passo quasi tutta la strada, ogni tenta a metà piazza. Mica per lì e per quel qui è stata la volta che c'era l'infera di fronte. Ma perché la mattina, la partenza, lì la borsa trova lì che da me, e me che ne va a me di la bascozza. O sentei che era l'ultimo saluto la vita, me che voleva per lì e lì per me. Per volti come ozza, solo sta scarana, am scendi in coppa. E per sé che si era venuto qua sopra, a cercare una piantina di marai. Thank you.